Ettore D'Elia è il classico amico barbiere di tutti in via Arpana, in questa zona lo conoscono tutti, ma vengono anche da fuori in realtà a servirsi da lui ed è un paio di volte che viene preso di mira dalla criminalità predatoria, perché vengono qui, Ettore, rubano i ferri, rubano le poltrone, come sì. È successo questa notte, sì, insomma, sì. Da miserabili. Sì, sì, in 15 giorni praticamente mi hanno svuotato tutto il locale, mancano solo che si prendono il salotto e hanno fatto tutto. Ma insomma, che se ne fanno poi fondamentalmente di questi ferri che insomma servono per fare barba e capelli? Ma non ho proprio idea, sinceramente, anche perché, ripeto, non era mai successo niente, ma in 15 giorni mi è successo di tutto. Non ho proprio idea che fine possono fare, sinceramente. Nessuno ti ha chiesto qualcosa? No, no, ovviamente. Assolutamente, niente. Quindi proprio criminalità barbona, sì, secondo me è stato gente proprio che non vale niente. Questa volta hai fatto la denuncia o anche l'altra no, volta? No, anche fatto? L'altra volta ho denunciato l'accaduto sperando che risolviamo qualcosa. Però questa volta, insomma, cominci a preoccuparti un po', ad essere sì, anche stanco. Sì, sì, veramente molto preoccupato, perché quando si arriva a rubare proprio le poltrone è il massimo. Cioè praticamente non mi stanno facendo lavorare più. A questo punto non so se devo cambiare lavoro... Devo chiudere, no, non lo so, certo che è assurdo. Da 40 anni che fai questo mestiere, di teste te ne sono passate per le mani. Tante. Da cittadino foggiano ti chiedi, ma che cosa sta succedendo in questa città? Fenomeni molto, molto, molto strani. Cosa è mai successo fino ad oggi, ma adesso più si va avanti e più si ha paura di tutto. Sta diventando invivibile questa situazione, veramente invivibile. Secondo te che cosa deve succedere perché queste cose non accadono più o ci sia un freno? Non so che dirle, guarda, cioè, non ho parole perché rimango sbalordito, ripeto, dopo quello che mi è successo non so più che dire, che pensare, so solo che più si va avanti e la situazione peggiora sempre.